una banda sicuramente, perché ci sono tante grandi personalità forti all'interno di una squadra che sono uscite fuori nel momento più complicato. Poi il matto, il Joker, perché lui è il personaggio carismatico all'interno dello spogliatoio che ti può aspettare di tutto. Il muro, il duro, perché lui con questo suo modo di fare, molto rude, nasconde un cuore molto grande. Gabby è giocherellone, fa finta di essere duro, ma poi alla fine non ci crede nessuno, però in campo è un peso massimo. Diego è una personalità diversa, è un po' più taciturno, però molto presente in campo. Lui è pronto a fare le battaglie, è sempre pronto quando si scende in campo e sai che ci può fare sempre affidamento. La sorpresa è sicuramente lui, perché quando è venuto in ritiro era destinato ad andare via, si è fatto trovare pronto ogni volta che all'inizio della stagione è stato chiamato in causa e adesso è diventato un vero punto di riferimento per tutti noi. Il maestro, il capo, noi ci siamo affidati a lui. Non avendo punti di riferimento in società, in quel momento ci siamo affidati completamente alla sua figura, al suo modo di fare, anche un po' folle se vuoi. Seconda stella destra. Ultimamente mastico molto di cartoni animati, dunque con le mie bambine a casa vediamo spesso i cartoni, ultimamente vediamo molto Peter Pan, dunque mi rivedo un po' un eterno giovane, perché questo mondo mi fa sentire vivo con la passione che ho per questo sport. Porta all'isola che non c'è la salvezza, lì dobbiamo arrivare.